Allora, per questa maschera che facciamo oggi abbiamo bisogno di un cucchiaio di argilla bianca, questa qui l'ho presa da Romazon, argilla bianca oppure caolino mi sembra che si chiami. Io ne metto un cucchiaio, poi argilla verde che ho messo in questa confezione perché l'ho divisa con una mia amica, un cucchiaino, perché l'argilla verde è molto forte, quindi io preferisco mettercene meno, anche se per il viso di mia figlia che ha parecchi brufoli, l'argilla verde va anche bene. Ovviamente non la posso mettere sul mio viso che ho problemi di puperosa. Poi un cucchiaino di miele. E aggiungo acqua minerale, un'acqua minerale qualunque, cioè non c'è bisogno, ne aggiungo un pochino per volta fino ad avere la consistenza giusta della maschera per il viso. Ne aggiungo sempre un goccino per volta, in modo che così quando arrivo alla quantità giusta questa volta me ne è caduta di più, però non è un problema perché se succede questa cosa basta aggiungere un altro po' di argilla. Aggiungo sempre quella bianca, come dico sempre, perché è più delicata. Continuo a mescolare e poi vi faccio vedere la consistenza. Quando abbiamo raggiunto questa consistenza, cioè che non è né troppo liquida e né troppo solida, io per la pelle di mia figlia, ho detto perché è acneica, insomma perché ha 16 anni, quindi è il periodo insomma dove i brufolini, i punti neri ce ne sono di più, aggiungo una goccia, proprio una goccia di tea tree oil, che è comunque un disinfettante. Ne metto una goccia perché comunque le dosi sono veramente minime e continuo a girare per farla amalgamare. Una volta che ho preparato questa maschera, io la copro con una pellicola oppure la metto in un contenitore pulito e la chiudo per non farla asciugare, e intanto preparo mia figlia per fare dei vapori, dei fumi al viso in modo che la pelle si dilata. Adesso vi faccio. Puoi anche tirarla più sulla faccia. Allora, per poter fare in modo che la maschera, l'argilla sia più efficace, mia figlia l'ho scatapasciata sopra a un apparecchio che emana del vapore. Guarda, se così c'è caldo, tirati più su, che tanto Mamma viene mia. uguale. Ecco, viene uguale. Importante, spostati anche un pochino più in là, così, Così non ecco. Maria Sì, Ancaolo, non sento il guarda che sta. calore. Buongiorno. Salve. No, se non ti mettere giù, che sennò c'è ancora più caldo, tanto serve solo il vapore. Allora, scusate questa piccola parentesi un po' di Awkward. discussione mamma e figlia. Allora, sarà così un 5 minuti in modo che i pori si dilatino e dopo stenderemo ovviamente la maschera, così penetrerà più a fondo e la pulizia sarà più profonda, più efficace. Ci vediamo. Allora, ecco qui, adesso sono passati 10 minuti. Spengiamo l'apparecchio per il vapore e passiamo a mettere la maschera. Compare. Allora, io l'ho messa dentro questo barattolino perché, come ho detto prima, altrimenti si sarebbe asciugata e rovinata. Con un pennello che qualunque, però l'importante è che sia nuovo, ovviamente, e non è stato utilizzato per vernici, perché altrimenti facciamo anche un ritocco finale. Cominciamo a spargere sul viso, a spennellare la maschera, evitando il contorno occhi e
e di andare proprio sulla bocca. Io utilizzo questo sistema del pennellino perché sinceramente mi trovo bene a passare la maschera. Allora, come stavo dicendo, nella ricetta di questa maschera contiene l'argilla verde. Io mi raccomando, chi ha problemi di sensibilità della pelle o una pelle come la mia che è tendente alla cuperose, evitate di mettere l'argilla verde perché è molto forte. Invece, se dovete utilizzarlo, ecco, come in questo caso, su una pelle oltre che giovane, anche acneica, hai capito che c'hai? È bella. Sì, è bella, mamma mia, guardate quanto è bella. Poi, dopo che mezza la maschera, è ancora più bella. E allora l'argilla verde, sempre però in piccole quantità, non esagerate perché comunque è molto forte. Allora adesso finirò di creare questo mostriciattolo. Questo mostriciattolo qui. Vabbè, ci mancherebbe che sei più bella di me. Sei anche giovane. Ai tuoi, cioè quando avevo la tua età, ai miei tempi, gli davo. Sì, non so. No, non è che, non ho detto, ho detto gli davo. Non essere sempre la solita sulla bricoccolina. Ecco qua, guardate quanto è bella. Allora, adesso sarà così un 10 minuti all'incirca. Il tempo, cioè, poi questa cosa è relativa perché nel momento in cui vedete che si sta asciugando completamente la dovete togliere, non deve essere secca, secca, proprio completamente asciutta. E poi vediamo il risultato, se diventa più bella o rimane brutta così. Ecco Questo è sempre bello. qui, è rimasta brutta come sempre, però adesso ovviamente il viso è pulito e disinfettato e questa è la cosa più importante, specialmente per i nostri figli adolescenti. Che hanno un po' di acne giovanile, quindi questo serve per disinfettare, per tenere pulita la pelle in modo tale che non si infettino i brufoletti. Ora saluta. Ciao. Ciao. Salve ragazze. Grazie. Ok, spero che questo video vi sia stato utile e al prossimo. Ciao ragazzi, ragazze.